Nel corso del Novecento si è moltiplicata e si è approfondita l'esperienza umana del male, almeno del male storicamente e politicamente organizzato. Se pensiamo alle due guerre mondiali, alla Shoah, ai genocidi, alle persecuzioni di massa e all'uso dell'arma atomica nell'agosto del 1945. Da questo punto di vista, più che di un secolo breve, dovremmo parlare di un secolo interminabile. E di fronte a questa esplosione della distruttività umana nella storia, sono cresciute una serie di teorie critiche nei confronti proprio della costruzione della società, delle logiche con cui gli uomini organizzano la storia, di cui appunto oggi noi possiamo avere un quadro complessivo, un quadro integrato, non tanto per arrivare a una teoria critica superiore, ricapitolativa degli approcci precedenti, quanto per arrivare a una teoria critica che sia da un lato integrata, cioè che appunto sappia raccogliere il meglio dei metodi, delle categorie, delle intuizioni, di questi approcci critici, di questi sforzi di lucidità nei confronti dell'esperienza del male, e dall'altro però una teoria critica aperta, nel senso che sa rinnovare il suo sguardo e sicuramente aperta nel senso che ha una portata interdisciplinare e anche interculturale, cioè si avvale di più discipline, non può non essere così, e nel contempo però si avvale anche dell'esperienza, della sapienza storica di più culture, di tutte le culture del mondo e non si chiude soltanto nella tradizione occidentale. Ecco, per esporre in un modo semplice il contributo di queste teorie critiche della società, ma si potrebbe dire più direttamente teorie critiche del male organizzato, ecco, si può portare l'attenzione su quello che può essere ritenuto il luogo d'origine del male nella storia. Naturalmente si tratta di un luogo scritto tra virgolette, nel senso che non è un posto, non è una dislocazione spaziale, ma è una dinamica o un evento che ingenerano questo processo di dissolvimento, di perversione, di distruzione, per cui noi abbiamo poi un'esperienza diffusa del male nel cuore della storia. Questi luoghi sono stati identificati in modo diverso, come dire, queste cause, questi inizi del male sono stati identificati in modo diverso a seconda degli approcci, delle teorie critiche che prenderemo in esame. Ecco, ricordo innanzitutto, per chiarezza del discorso, che quando parlo del male intendo comunque una dinamica, un processo caratterizzato primo dalla distruzione. Distruzione di valori, di vite, di persone, di futuro, di verità. E quindi l'elemento distruttivo è essenzialmente caratterizzante questi processi. Il secondo elemento è la menzogna, la dissimulazione. Il male si presenta come il bene, non si presenta mai apertamente come il male, si presenta come la religione, la morale, l'economia del progresso, la volontà popolare, la sicurezza nazionale, la fede in Dio. Di volta in volta si caratterizza appunto con aspetti, sembianze di bontà, di validità. Di risposta positiva alla realtà. Quindi la distruzione, la menzogna. Terzo elemento, lo spegnimento della libertà, il ricatto, l'oppressione, l'introdurre un regime di necessità che tende a soffocare la libertà umana. Ecco, lì dove davvero il male si afferma, la libertà muore, la libertà finisce. Allora, se questo è il male e per contro il bene sarebbe al di là del mistero della sua fonte, nel senso che non sappiamo se il bene abbia origine in Dio, nella vita, nella trama delle generazioni umane, al di là insomma delle molte risposte sulla fonte del bene, il bene di per sé è concreto, l'esperienza del bene, cioè vuol dire, all'opposto di quella del male, creatività, fioritura delle persone, fioritura delle relazioni, armonia, giustizia, pace, fiducia, misericordia, compassione, speranza, comprensione, emersione della verità, ecco tutti i caratteri molto concreti, per quanto possano essere ritenuti ardui, che segnano proprio una radicale differenza nei confronti del male. Allora, le teorie critiche del Novecento hanno diversamente interpretato l'inizio e lo sviluppo dei processi del male, dicevo, a partire dalla identificazione di alcuni
luoghi metaforicamente intesi. Allora, un primo grande contributo l'ha dato Freud, la psicanalisi freudiana, sottolineando come in fondo la distruttività abbia una radice biologica che lui chiama pulsione di morte. Nell'ultima parte della sua riflessione, infatti dal 1920 in poi, in opere come Il disagio della civiltà e anche in altri testi, lui sostiene che insomma la distruzione che sperimentiamo nella storia è figlia di una non elaborata, non controllata, non portata a coscienza pulsione di morte, che poi organizzata in una cultura, in un'ideologia, nel nazionalismo, nel razzismo, nell'imperialismo, scatena queste esplosioni di distruzione che sono le guerre, le persecuzioni, le violazioni della dignità umana. In fondo l'insegnamento di Freud c'è ancora attuale, nel senso che lui ci ricorda come non possiamo esaurire il male, la presenza, la potenza del male, o nella semplice nozione di mancanza d'essere, oppure nella ideologica identificazione del male nei cattivi che noi scorgiamo negli altri, in qualcuno che ci è nemico, ma dobbiamo fare i conti col male che ci abita, e ci abita già, almeno come tendenza distruttiva, a partire da un fondamento biologico. Da questo punto di vista si potrebbe relativizzare in modo più critico, più lucido, proprio grazie a Freud, quel modo di dire un po' qualunquista quando, parlando per esempio della vita politica, si dice sono tutti uguali. Ecco, ascoltando la nozione freudiana di pulsione di morte, seguendo la sua lezione, forse con più umiltà, da questo punto di vista bisognerebbe dire siamo tutti uguali. Cioè vuol dire il confronto personale con le forze distruttive che ci abitano è veramente un fatto universale, nessuno di noi può dirsi al di sopra di questa dialettica, e con più onestà dovremmo partire dalle contraddizioni che abitano noi, piuttosto che denunciare semplicemente le contraddizioni dei nostri avversari politici o dei nostri avversari ideologici. Quindi ecco l'indicazione freudiana: non basta un progresso legislativo, non basta un progresso culturale o politico per liberarci di questo ospite del tutto indesiderato, ma dobbiamo ogni giorno quantomeno lottare con una consapevolezza più profonda dei nostri limiti e delle nostre tendenze distruttive. Ecco, dopo Freud le altre teorie critiche hanno fortemente storicizzato questa idea della distruttività, cioè non l'hanno riportata a un dato biologico, ma l'hanno invece riportata al modo di costruire la cultura, al modo di costruire la razionalità, al modo di edificare il potere nel cuore della società umana. Allora richiamo qui tre autori, ecco, direi innanzitutto la scuola di Francoforte, più che un singolo autore, un gruppo interdisciplinare di studiosi, in particolare richiamerei Horkheimer, Adorno, in testi come La dialettica dell'illuminismo, che hanno sottolineato come il male, anziché essere una potenza demoniaca, un'entità metafisica, il male concretamente nella storia sia una logica di dominio che si impossessa delle cuori, delle menti, degli stili di vita, delle istituzioni, una logica che diventa sistema. Hegel avrebbe detto diventa spirito oggettivo, cioè diventa la forma di una società, la cultura e lo spirito che impregna una società, e allora a quel punto gli uomini che sarebbero i soggetti della storia diventano delle pedine interscambiabili, diventano delle funzioni e dei funzionari del sistema, e invece la logica, che in fondo sarebbe una configurazione astratta, diventa il vero soggetto della storia. Ora immaginate quando la logica di dominio, la logica di un partito totalitario, la logica di uno stato etico, tra virgolette, dunque totalitario, o la logica di un mercato globalizzato e totalitario, o la logica di una finanza del tutto distante dagli interessi e dai bisogni dell'umanità, si impadroniscono della società e gli uomini obbediscono a questa logica, beh allora, dice Adorno, è pronto il prevedibile male. Cioè le conseguenze di questo dominio della logica astratta sulla concretezza delle nostre vite saranno conseguenze distruttive.
Ecco il grande male, dicono Horkheimer e Adorno, della tradizione occidentale, aver costruito una razionalità disumana, una razionalità senza umanità. Applicare questa logica, che è una logica di dominio, di controllo su tutta la realtà, compresi noi stessi, ha portato poi necessariamente al totalitarismo del Novecento e anche alle finte democrazie che ancora in modo totalitario seguono una logica globale che sacrifica le persone, sacrifica i diritti umani e chiude l'orizzonte del futuro, chiude il senso della storia. Quindi il primo gruppo di autori è questo della scuola di Francoforte. Il male non nella struttura biologica, ma nel tipo di razionalità che seguiamo e autonomizzandosi finisce per dominare e distruggere le nostre vite. Ecco, un altro autore che voglio richiamare è René Girard, un francese, uno studioso molto famoso nel mondo, non solo certo in Francia, che ha riportato le dinamiche concrete del male, identificato con la violenza, nel modo di costituire la società attraverso i ruoli segnati dal desiderio di ogni soggetto, inteso come un desiderio mimetico, cioè il desiderio in cui io desidero ciò che desidera l'altro, un desiderio che procede a specchio. E allora se desideriamo tutti le stesse cose e queste cose le percepiamo come scarse, cioè il bene desiderato può essere mio oppure tuo, ma non può essere di entrambi, beh allora questo mimetismo nel desiderio diventa fatalmente il mimetismo nel conflitto. Di qui l'idea di una guerra di tutti contro tutti, tendenzialmente questo è il processo a cui ci porterebbe questo desiderio non lucido, puramente mimetico, e però c'è questo argine che è stato inventato nella storia umana, l'argine del sacrificio, cioè di istituire una violenza sacrificale, l'eliminazione di qualcuno in particolare, di un capro espiatorio, grazie a cui allora si costruisce un ordine sociale, una gerarchia. Dice Girard, si passa dal tutti contro tutti al tutti contro uno. Quindi l'istituzione del sacrificio sarebbe la violenza razionalizzata, appunto la violenza sacrificale, non come eccezione ma come il fondamento della società. E lui dice tutte le società umane sono violente perché appunto sono basate su questa istituzione del sacrificio, anche quelle secolarizzate, non solo quelle religiose. Allora è come dire che noi dobbiamo ancora riconoscere, dobbiamo ancora inventare una forma di società che non sia fondata sulla violenza sacrificale e dove c'è il sacrificio ci sono sempre vittime. L'unica via d'uscita, dice Girard, sarebbe iniziare dal perdono, cioè spezzare la spirale della guerra di tutti contro tutti, la spirale della vendetta, aprirsi a un modo di vivere che si ispira non al desiderio mimetico, ma a un desiderio illuminato dall'amore, da quell'amore gratuito che riconosce l'altro come un valore vivente, come un valore infinito. Il terzo autore a cui faccio cenno è Michel Foucault, il quale ha studiato invece i dispositivi e i meccanismi del potere. Il potere inteso in fondo come una figura del dominio, avrebbero detto gli autori della scuola di Francoforte, che ci spersonalizza completamente, gestisce le nostre vite nel modo di quella che Michel Foucault chiama biopolitica, cioè una politica che vuole, come arte del potere, anzi come sistema di potere, che vuole impadronirsi e decidere della vita intera di tutta l'umanità in ogni passaggio della nostra esistenza. La biopolitica è quella che amministra totalmente la nostra esistenza. Quindi in questo caso il male non ha origine nella razionalità o nella cultura, ma proprio nel potere come istituzione fondamentale che poi genera a sua immagine e somiglianza sia la cultura che la razionalità, che le istituzioni correlative. Ecco, da ultimo voglio citare due pensatori, un'autrice e un autore della tradizione ebraica, Hannah Arendt e Martin Buber. Ecco, Hannah Arendt ha sottolineato invece l'origine del male nello spegnersi della coscienza morale, della coscienza critica, cioè della capacità interiore di discernimento del bene e del male. Di qui la sua celebre tesi della banalità del male, che in realtà è la banalità, la piattezza della coscienza che non distingue più, che ha smesso, ha esaurito il dialogo interiore dentro di noi, tra noi stessi e la nostra coscienza. Ecco, a quel punto noi siamo pronti per essere delle pedine nelle mani di un sistema totalitario. L'altro autore, Martin Buber, ha sottolineato invece il luogo vivente del male come l'anima.
L'anima nella tradizione ebraica non è il contrario del corpo, è la soggettività profonda dell'unicità di ciascuno di noi. L'anima cade, secondo Buber, in un autoequivoco, cioè anziché confermare la realtà della creazione, Buber è un autore religioso, quindi vede Dio come origine del mondo, vuole generare una irrealtà, una realtà virtuale, una realtà artificiale. L'uomo vuole fare da solo, generare una realtà per la sua potenza, e allora segue una logica di potenza che non ha più riguardo, non ha più capacità di riconoscimento né del bene e del male, né della dignità dei diritti umani. Allora, da questo autoequivoco generato profondamente da un'angoscia di morte, da un'angoscia profonda, per cui l'uomo dubita della relazione con Dio, o non la sente più vitale o non la sente esistente, allora l'uomo genera questa irrealtà, genera questa realtà artificiale dove il male diventa possibile. Dirà Buber, interpretando il libro della Genesi, dall'angoscia e dall'autoequivoco di Adamo ed Eva scaturirà l'omicidio di Caino. Ecco, quella rottura della relazione con Dio da parte di Adamo ed Eva sarà poi la premessa del primo omicidio della storia, cioè la posizione che ha Caino nella relazione di fraternità spezzata nei confronti di Abele. Qual è allora, concludendo, un po' la lezione che ci lasciano queste teorie del secolo scorso ma ancora estremamente attuali? Ecco, direi la riassumiamo in due indicazioni. La prima, che di fronte al male è necessario sviluppare una profonda coscienza critica. E allora queste diverse metodologie vanno coltivate, vanno integrate per saper analizzare i fenomeni del male, saperli riconoscere, soprattutto quanto più ci sono vicini, quanto più appartengono al nostro normale stile di vita. La seconda indicazione è che non basta il pensiero critico. Pensiero critico può crescere all'interno dell'esercizio critico della responsabilità, cioè all'interno dell'esistenza critica, della prassi critica. Allora può davvero comprendere i fenomeni del male, stabilire una distanza liberante, soltanto chi si impegna, si fa carico delle contraddizioni della storia, accetta di fare la propria parte nella vita politica, nella vita sociale, nella vita educativa, nella vita economica, e cerca veramente di fare fronte agli effetti del male, anziché illudersi che il male possa essere uno strumento di cui ci si serve per guadagnare un vantaggio sugli altri. Ecco, allora si capisce che la ricerca sul male è qualcosa di fondamentale, non solo per imparare a camminare insieme nella storia, ma anche proprio per la stessa ricerca filosofica, dove la verità è veramente correlata all'esperienza del bene, e dove invece, dove il male trionfa, dove il male si insedia, non resta per noi nessuna possibilità di verità e nessuna possibilità di salvezza.